mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Ahia, quanto dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poca è più morte, ma per trattare del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vo' scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tanta era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Dante si trova impaurito, terrorizzato all'idea di intraprendere questo viaggio, e Virgilio allora gli dà coraggio, raccontandogli il suo incontro con Beatrice, che è scesa fino nel limbo per parlargli e dirgli di portare sulla retta via Dante e di fargli intraprendere questo viaggio. Dante allora comincia a rassicurarsi, sapendo che in paradiso ci sono tre donne che contano su di lui, Beatrice, Santa Lucia e la Madonna stessa. Quindi alla fine Dante decide di intraprendere il suo percorso con meno timore, sapendo che ci sono loro tre a proteggerlo. Mi è piaciuto moltissimo come il poeta abbia deciso di sottolineare l'importanza della donna, una donna che gli ha dato coraggio e che è essenziale per un uomo. In molti paesi in via di sviluppo ancora oggi la figura femminile è messa in secondo piano, è considerata inferiore all'uomo, quando in realtà non è così. E quindi mi ha colpito moltissimo questo messaggio. Io era tra coloro che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Luceva gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir suave e piana, con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantoana, di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontano. L'amico mio e non dell'avventura, nella diserta piaggia impedito, sì nel cammin che voltè per paura, e temo che non sia già sì smarrito, che io mi sia tardi al soccorso levata per quel chi di lui nel cielo udito. Or muovi e con la tua parola ornata e con ciò c'ha messeri al suo campare, l'aiuta sì che ne sia consolata. Io son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora e poi comincia io. O donna di virtù, sola per cui l'umana spezie cede ogni contento, di quel ciel c'ha al minor li cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'ubbedirse già fosse me tardi. Più non te vuo che aprirmi il tuo talento, ma dimmi la cangion che non ti guardi dello scender qua giù in questo centro dell'ampio loco ve tornar tu ardi, da che tu vuoi saver cotanto addentro, dirotti brevemente, mi rispose, perché io non temo di venir qua entro. Temersi de di sole quelle cose c'hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Io son fatta da Dio, sua mercè, tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'este incendio non m'assale. Donna è gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento vi ti mando, sicché duro giudizio la suffrange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse, ora bisogna il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse, e venne al loco dove era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse, Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amo tanto, che uscì per te dalla volgare schiera. Non odi tu la pietà del suo pianto, non vedi tu la morte che li combatte sulla fiumana ove di mar non avvanto. Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro a fuggir lor danno. Com'io, dopo cotai parole fatte, venni qua giù dal mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, con ora te e quei che udito l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto. E venni a te così come ella volse, dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque, che è? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che t'hai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo, e il mio parlar tanto ben ti promette. Dante e Virgilio giungono di fronte alla porta dell'inferno, su cui campeggia una scritta di colore scuro. Essa mette in guardia chi sta per entrare, ammonendo che tale porta durerà in eterno e che una volta varcata non c'è speranza di tornare indietro. Dante non ne afferra subito il senso e Virgilio lo ammonisce a sua volta a non aver paura e a prepararsi all'ingresso nell'inferno tra le anime dannate. Quindi il poeta prende per mano Dante e lo conduce attraverso la porta. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia mosse il mio alto fattore, pecimi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore, dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterna duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vidi scritte al sommo di una porta, perch'io,
Maestro, il senso lor m'è duro, ed egli a me, come persona accorta. Qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, ov'io t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose, che hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi la sua mano alla mia puose con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Dante da subito sente una serie di grida, di pianti e di urla che portano subito a chiedere a Virgilio quali siano le anime che vengono punite in quel luogo e come esse vengano punite. Così Virgilio spiega che quelle anime sono gli ignavi, quelle persone che nella vita non hanno saputo prendere una decisione, che non hanno saputo scegliere tra il fare il bene e il fare del male. E così adesso vengono puniti correndo dietro una bandiera bianca, pungolati da dei mosconi e da delle api, e il loro sangue viene bevuto da dei vermi. La bandiera bianca rappresenta appunto la loro non scelta. E io, maestro, che è tanto greve allor che lamentarli fa sì forte? Rispose. Dicerolti molto breve. Questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa, che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniam di loro, ma guarda e passa. E io, che riguardai, vidi un'insegna che girando correva tanto ratta, che d'ogni posa mi parea indegna, e dietro le venia si lunga tratta di gente, chi non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Dante ha una pessima opinione di coloro che nella vita non si schierarono mai gli ignavi, a differenza di lui che si era schierato politicamente e per questo venne anche esiliato da Firenze. Li pone nell'antinferno, considerandoli inferiori anche ai dannati, perché mentre loro hanno preso una posizione, anche se non quella giusta, gli ignavi sono rimasti imparziali, infatti per la legge del contrappasso il loro destino è di rincorrere un'insegna. Ho scelto questi versi perché, come pensa Dante, credo che nella vita bisogna essere attivi e responsabili, non pigri e passivi, lottare fino in fondo per le nostre convinzioni. È giusto che ognuno di noi debba esprimere la propria idea senza farsi condizionare da nessuno, anche nelle piccole cose, nelle piccole azioni della vita quotidiana. Non ragioniamo di loro ma guarda e passa. In questo periodo particolare che stiamo vivendo, chiuse nelle nostre case, ci dovrebbe far pensare che una volta usciti dovremmo dare importanza a quelle occasioni e a quelle persone che meritano veramente e che prima consideravamo futili. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando «Guai a voi, anime brave, non risperate mai vederlo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo». Ma quell'anime, che erano lasse e nude, cangiar colore e dibattere i denti, ratto che inteser le parole crude. Bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana spezie e loco, il tempo e il seme di lor semenze e di lor nascimento. Ho scelto questo passo perché nel limbo la sofferenza delle anime è diversa da tutti gli altri canti. È una sofferenza solo spirituale, di chi, pur desiderando Dio, non lo può contemplare. Poi, che la voce fu restata e queta, vidi quattro grandi ombre a noi venire, sembianza avea né triste né lieta. Lo buon maestro cominciò a dire, «Mira colui con quella spada in mano, che vien dinanzi ai tre siccome sire. Quelli è Omero, poeta sovrano. L'altro è Orazio satiro che viene, ovvio il terzo e l'ultimo Lucano. Però, che ciascun meco si convene, nel nome che sonò la voce sola, fanno mio onore e di ciò fanno bene». Così vidi adunar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto che sover gli altri com'aquila vola. Da che ben ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salutevol cenno, e il mio maestro sorrise di tanto. E più d'onore ancora assai mi fenno, che i sì mi fecer della loro schiera, sicch'io fui sesto fra cotanto senno. Così andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, siccome era il parlar colà dov'era. Dante, dopo aver incontrato i poeti antichi, arriva al castello degli spiriti magni. Essi sono le anime dei personaggi virtuosi del mito e dell'antichità, i quali non subiscono nessuna pena ma sono esclusi dalla salvezza, in quanto pagani e non battezzati. Il castello è circondato da sette mura, e passando a piedi un fossato e le sette porte, Dante, Virgilio e i quattro poeti dell'antichità arrivano ad un prato verde e salgono su un'altura. Da qui Virgilio mostra loro gli spiriti magni,
le grandi figure del mondo antico, da Cesare a Enea, da Lavinia a Lucrezia. Più in là si riconoscono i grandi filosofi, raccolti in gruppi, e primo tra loro Aristotele. L'emozione di Dante tradisce il suo amore per i testi classici, per i giganti di quella cultura antica, la quale ha raggiunto i massimi livelli consentiti alla ragione umana. Ma la tregua dell'inno è di breve durata. Virgilio lo conduce oltre, rientrando nell'oscurità infernale. Venimmo al piè d'un nobile castello, sette volte cerchiato da alte mura, diviso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura. Per sette porte entrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti vi eran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei lor sembianti, parlavan rado con voci soavi. Traemmoci così da l'un dei canti, il loco aperto, luminoso e alto, sì che veder si potean tutti quanti. Colà dritto, sopra il verde smalto, mi fuor mostrati gli spiriti magni, che del veder in me stesso m'essalto. Cominciai. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno, e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me, vedrai, quando saranno più presso a noi, e tu allora li priega, per quello amor che i mena, ed ei verranno. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso noi che tenemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremo lui della sua pace, della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso, e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse, che pense? Quando risposi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro, e parlai io, e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste dubbiosi di Siri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò, salto dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tuo eco tanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietate venni meno così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. In questi versi Paolo e Francesca stanno leggendo un romanzo del ciclo arturiano. Essi provano a identificarsi con i personaggi della finzione letteraria e addirittura traducono in atto la loro vicenda. I loro sguardi, infatti, vanno dal libro ai loro volti e impallidiscono, tremano. In questo inconscio processo di imitazione, il bacio letterario diventa per Paolo e Francesca un bacio reale e molto appassionato. Infatti, i due innamorati stanno confondendo la realtà, la loro vita, con la letteratura, pensando di poter vivere in un libro che è definito Galeotto, poiché, come per Lancillotto e Ginevra, li ha portati a questa passione amorosa. Una passione che però ha portato a sua volta a uno struggente dramma d'amore, un amore che ha condotto Paolo e Francesca alla perdizione e alla morte spirituale e fisica. Dopo essere stati dolcemente ingannati da queste fantasie letterarie ed essere stati stregati da questa passione, Paolo e Francesca ne dovettero pagare amaramente le conseguenze.
Dante, dunque, condanna questa letteratura cortese, la quale tendeva a deresponsabilizzare l'amante dalle sue azioni e dunque lo invitava a lasciarsi abbandonare ai propri impulsi, alle proprie passioni e ai propri desideri bramosi. Secondo Dante, invece, l'uomo può usare la propria ragione, le proprie facoltà razionali per decidere cosa è giusto ed è sbagliato e può soprattutto controllare dunque i propri impulsi. Inoltre, questo canto mi è piaciuto davvero tantissimo poiché Dante ci sta mettendo in guardia dal non confondere la nostra vita con la letteratura o con la finzione. Infatti molte volte pensiamo quasi di poter vivere in un film o in un libro, ma dobbiamo ricordarci che la nostra vita va vissuta e non recitata. Ed El mi disse: «Volgiti, che fai? Vedi la farinata che si è dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai». Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed El sergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a gran dispetto. Utos, che per la città del fuoco vivo ti invai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo luogo. La tua luguela ti fa manifesto di quella nobile patria natio alla qual forse fui troppo molesto. Ho scelto queste due terzine dal decimo canto perché sono stato particolarmente affascinato dalla storia di Farinata degli Uberti, il quale è stato un personaggio culmine della salvezza della propria città, sia da Guelfi sia dai Ghibellini, ma viene collocato comunque in un girone infernale dal poeta. Viene identificato come un eretico e in più, nonostante fosse condannato a bruciare eternamente nel suo sepolcro, mantiene la sua superbia intellettuale ed è ancora concentrato sulle lotte tra Guelfi e Ghibellini. Inoltre mi è piaciuto molto che Dante, notando questo atteggiamento, pur condannandolo, conservi una forma di rispetto chiamando Farinata magnanimo. Il conte Ugolino ha visto l'inizio della fine quando sembrava sul punto più alto della sua carriera amministrativa, come hanno fatto molti personaggi prima e dopo di lui, come Cicerone, esiliato da Pater Patri, oppure moltissimi secoli dopo Napoleone Bonaparte, dominatore d'Europa che da una sconfitta ha trovato la sua fine politica. Ugolino rappresenta la fragilità dell'uomo perché si può cadere tra le mani dei peccati e del dolore anche se si ha tutto. Il potere attrae verso chi lo ha ricchezze e privilegi, ma anche invidia e solitudine, che ti porta ad essere disprezzato dalla tua stessa città, in questo caso Pisa, che da Dante è definita Ai Pisa, vituperio delle genti. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendolo a capelli, del capo che egli aveva di retro guasto. Poi cominciò: «Tu vuoi che io rinovelli, disperato dolor, che il cor mi preme, già pur pensando pria che io ne favelli? Ma se le mie parole essen di insieme, che frutti infami al traidor ch'io rodo, parlar e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu devi saper chi fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri, or ti dirò perché io son tal vicino. Che per l'effetto dei suoi miei pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e possa morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mi fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso». Innanzi mi si tolse e fe restarmi. «Ecco dite», dicendo, «ed ecco il luogo ove convien che di fortezza t'armi». Com'io divenni allor gelato e fioco, non lo dimandar, lettor, ch'io non lo scrivo, per ogni parlar sarebbe poco. Io non morì e non rimasi vivo. Pensa oggi mai per te, sai fior d'ingegno, qual io divenni, d'uno e d'altro privo. L'imperador del doloroso regno da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia, e più con un gigante io mi convegno che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggi mai quant'esser de quel tutto che a così fatta parte si confaccia. S'el fu sì bel com'egli è ora brutto e contra il suo fattore alzò le ciglia, ben de da lui procedere ogni lutto. Oh, quanto parve a me gran maraviglia.